Buongiorno a tutti, buon martedì. Ieri mi avete visto con la mascherina scura, oggi mi vedete con la mascherina bianca o chiara. Quindi, ieri abbiamo visto il Wow 7.8, transfer auto scontornante per tessuti scuri, e quindi abbiamo visto multiloghi su un formato 4. Oggi invece voglio farvi vedere il T1, quindi stesso concetto, però per tessuti chiari. Partiamo subito con Space Control. Quindi andiamo a prendere il nostro Space Control Basic, apriamo il file, mi adeguo, questa è una cosa del Comune di Milano per sensibilizzare l'uso della mascherina, faccio disposizione ottimale, quindi ci stanno 42 loghi, vado a impostare T1, in questo caso utilizziamo lo Space Control Basic con una stampante ciano, magenta, giallo e nero, perché tanto stampiamo su una mascherina bianca, però con il transfer T1, che è il transfer autoscontornante per tessuti chiari. Quindi lanciamo la stampa, torniamo live. Eccoci. Quindi T1, transfer autoscontornante per tessuti chiari. Io ho lanciato praticamente la stampa e adesso vado a prendere la mia mascherina bianca e il mio transfer T1. Tolgo il banner e vado a abbassare la videocamera, scusate, per vedere il procedimento. Ok. Perfetto. Quindi, transfer T1, mi è stampato i miei 42 loghi, ne ritaglio uno, sempre 150 gradi, faccio una pretressata di pochi secondi per andare a stirare il materiale. Dopodiché prendo il mio logo, secondi, faccio un tempo molto molto breve, lascio raffreddare qualche secondo e pizzico. Quindi vedete che dove non c'è praticamente immagine è il tessuto della mascherina, in questo caso è un poliestere. Per la tenuta lavaggio faccio sempre la mia ripressata con il T1 per 15 secondi e ho finito. Quindi tutta questa pagina qui, che sono 42 loghi, praticamente mi costano un centesimo, 2 centesimi, pochissimo. Questa è la mia mascherina pronta e calda, che ho messo stampato con T1, carta autoscontornante per tessuti chiari. Come sempre vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Grazie, ciao.